Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, il talent prevedeva inizialmente una gara fra 8 VIP, 4 uomini e 4 donne, impegnati nell'imitazione di personaggi celebri del mondo della canzone attraverso la reinterpretazione dei brani di questi ultimi dal vivo. Nel 2013 gli artisti partecipanti sono saliti a 10, già dal torneo della seconda edizione, e dal 2014 al 2019 a 12, per poi tornare a 10 nel 2020, salire a 11 nel 2021 e nuovamente a 12 nel 2022. Al termine della puntata questi vengono sottoposti al giudizio di una giuria. Loretta Goggi è giudice sin dalla prima edizione, mentre gli altri due componenti della giuria attualmente sono Giorgio Panariello, dall'ottava edizione, e Cristiano Malgioglio che è presente dall'undicesima edizione. Valletta, showgirl, conduttrice e chi più e ha più ne metta, la Orlando è una vera star della televisione italiana. Impossibile dimenticare la sua presenza all'interno di show amatissimi, tra cui Scommettiamo, Che, Uno mattina in famiglia, Grande fratello VIP, La vita in diretta, Questa è casa mia, e tanti altri ancora. Nella versione sanremese del programma, la Orlando ha dovuto interpretare Fiorella Mannoia con il brano Come si cambia. La bravissima Stefania, che da poco ha chiuso la relazione con l'ex marito durata circa 15 anni, si è emozionata nel cantare la bellissima canzone della Mannoia. Scoppiata in lacrime, a consolarla ci ha pensato la coach del programma, Emanuela Aureli, con un caloroso abbraccio. Nel corso dell'esibizione in studio, la Orlando ha dato il meglio di sé. I giudici l'hanno notato ed hanno apprezzato non solo l'impegno, ma anche lo sforzo. In particolare, secondo quanto riportato da blogtv.com, è stato proprio Cristiano Malgioglio a complimentarsi con lei. In particolare, il paroliere siciliano ha elogiato la Orlando, affermando che dopo una rottura amorosa si canta meglio, perché si riesce a sentire meglio la profondità delle parole.